Un'attività particolarmente intensa, quella del Lions Club di Boiano, in questa coda di primavera del 2022. Giovani imprenditori e ragazzi delle scuole protagonisti nelle attività delle ultime settimane. L'Award New Voices, premio assegnato dai Lions a persone che possono con il loro esempio essere stimolo per gli altri, è stato consegnato al giovane maestro pasticcere Stefano Priolo, che ha scelto di restare nella sua terra per fare impresa e continuare una tradizione familiare la cui radice risale al 1900. Ci tenevo tanto a ringraziare tutti per questo bellissimo riconoscimento. Grazie al Lions Club per questo riconoscimento, sono davvero onorato e molto emozionato. Boiano mi ha dato tutto questo e lo continuerò a portare più in alto possibile. Infatti una cosa che volevo aggiungere è che la mia consulenza è anche estere, avranno proprio nel programma dei prodotti da presentare proprio la pigna boianese. Presente alla cerimonia anche Maria Rosa De Fabrizis, officer del premio per la quinta, sesta e settima circoscrizione. Molte le attività nelle scuole, da un pomeriggio di sorrisi dedicato ai ragazzi speciali al premio per il miglior studente di Boiano che al termine del suo percorso di studi ha ricevuto in dono un iPad. Questo ragazzo a cui va il nostro più grande applauso è Cosimo Simone Tamburri e che frequenta la quinta A dell'Istituto Tecnico Economico. Ma nelle attività della settimana anche uno screening gratuito dedicato al controllo della vista degli alunni della scuola elementare. Attivi da 44 anni sul territorio, i soci del club di Boiano, presieduto da Gabriela Angelica Rostani, dedicano grande attenzione al territorio e alla sua gente, ma anche alle emergenze internazionali, come quelle legate alla guerra in Ucraina.